La situazione è drammatica, come ben sappiamo siamo arrivati a due mesi di chiusura e la situazione è veramente disperata i commercianti non ce la fanno più. È un grido di dolore che si unisce al coro dei tanti operatori economici che in questo periodo vedono nel loro orizzonte lavorativo solo una tempesta in arrivo e tra le nubi fitte nere cariche di incombenze economiche nemmeno un raggio di sole come invece era stato loro prospettato con una iniezione di liquidità ed aiuti governativi pronti cassa. Il commercio come tante altre attività, vive di flussi di cassa per poter pagare gli affitti, le bollette, le merci, le merci che sono nei magazzini, in vendute. I commercianti non ce la fanno più, hanno bisogno di tornare a lavorare per poter pagare appunto, tutte le spese, perché anche tutte le merci che hanno nei negozi sono già state pagate con dei titoli. Titoli che hanno dato chiaramente ai loro fornitori e che se non riaprono le saracinesche e non incassano del denaro contante non riusciranno a pagare. E per far sentire la loro voce, quindi quella delle piccole e medie imprese, cuore pulsante dell'economia italica, che hanno preso il cuore a quattro mani e hanno scritto alle istituzioni regionali. Noi chiediamo e abbiamo chiesto alla Regione, abbiamo contattato il Servizio Commercio della Regione, nonché una lettera già fatta al Governatore eh, Luca Ceriscioli non più di una settimana fa, di almeno poter riaprire anche una settimana prima, perché anche una settimana in questo momento è importantissimo. Perché ricordiamoci che già prima la situazione era drammatica, adesso ancora di più e non sapremo cosa succederà nel futuro. Già il futuro, dicevamo, carico di incognite perché una volta alzata la Sara Cinesca ci saranno i clienti. Come risponderà un mercato già messo in crisi dalla forte assenza di liquidità e lavoro? Avranno bisogno di essere sostenuti i commercianti come tutte le categorie con un'iniezione di liquidità, un'iniezione di fiducia perché ricordiamocelo che fino adesso di concreto non è arrivato niente, i commercianti non hanno avuto niente, ma abbiamo bisogno di certezze, certezze per poter riaprire le saracinesche, perché molti commercianti non riusciranno ad aprire se non acceleriamo in qualche modo i tempi, anche una settimana. Ma abbiamo bisogno di questo.